chiama Gran Galà del Gusto e l'evento di chiusura di Cartoceto Dop il Festival, il grande spettacolo di eccellenze del territorio e di promozione della Dop di Cartoceto. L'evento si svolgerà sabato 16 novembre dalle ore 20 presso il Maxi Dancing Settimo Cielo. Si rinnova questo appuntamento con il Gran Galà del Gusto in occasione di Cartoceto Dop il Festival. E così come dal 2014 il festival rieditato sulla base di questi connotati festivalieri per l'appunto coniuga in maniera eccellente il gusto, le eccellenze dell'agroalimentare che questo territorio riesce a esprimere, insomma sarà sicuramente una serata di grande spettacolo oltre che una serata di gusto e di gusto espresso dal nostro territorio, dal territorio della DOP Cartoceto. L'evento organizzato dalle Proloco di Fano, Monbaroccio, Montemaggiore, Saltara, Serungarina, dall'associazione Rosciano Insieme e della Proloco di Cartoceto garantisce a tutti i presenti le eccellenze culinarie enogastronomiche del territorio. Oltre alla Proloco appunto di Cartoceto saranno presenti le altre reali DOP, le altre Proloco, e saranno presenti con i loro prodotti principali, cioè ogni Proloco porterà il suo gusto del posto, del paese. Ovviamente la Proloco di Cartoceto porterà il suo olio che praticamente viene chiamato oro verde proprio per questo, perché sarà un prodotto principale del posto. La cena si arricchisce per il secondo anno consecutivo con un grande spettacolo musicale assieme a un volto noto della TV italiana di ieri e di oggi, che porterà in scena un vero e proprio concerto cabaret. Due palchi in uno, invece di uno ne avremo proprio due. Uno proprio dietro alle mie spalle, dove si esibirà lo show completo di Nino Frassica e la sua band, mentre dal palco centrale del Settimo Cielo inizieranno poi a tarda sera con l'orchestra Laura e Matteo i balli popolari. Non mancheranno le coreografie della New Dance Academy di Matteo Diamantini, che chiaramente allieteranno, o meglio ancora, e faranno degli intervalli durante la cena.